Capisco che c'è la titolite, ma a Napoli forse si dovevano accorgere che l'affittopoli, abusivismo, clientele, violazioni di norme c'erano, ci sono state e le abbiamo trovate. La prima anomalia è che l'intero patrimonio immobiliare del comune di Napoli non era in conoscenza del comune, ma bensì di un soggetto terzo. È stato fatto un lavoro importante, difficile, lungo, c'è ancora da fare e da migliorare, ma oggi siamo in condizioni di poter dire che non esiste affittopoli, che esiste un quadro chiaro, che si stanno mettendo a norma tutte le situazioni che prima non lo erano, che sappiamo fare un distinguo tra edilizia popolare, stato di necessità, associazioni culturali, persone che non fanno uso privatistico del bene pubblico ma bensì ne fanno un uso sociale corretto. Insomma, si sta facendo un lavoro molto serio che ormai è quasi al traguardo. Ci sono delle situazioni che apparentemente possono sembrare anomale, ma quando si vanno a scandagliarle non lo sono nemmeno, perché alcuni anche di alloggi del comune di Napoli e popolari si trovano anche in zone tra virgolette belle della città, ma il prezzo popolare talvolta è giustificato dal fatto che sono affidati a fasce esclusivamente povere della nostra città. Siccome il luogo bello non è che appartiene solamente ai ricchi, può anche capitare che qualche povero può stare in qualche luogo bello e panoramico della nostra città, quindi sicuramente lo stimolo a migliorarci va bene. Il lavoro non è ancora finito, ma a Napoli non c'è affittopoli. Napoli è una cosa e Roma ne è un'altra. Tra qualche giorno c'è una delibera di giunta che poi riepiloga e fa lo stato dell'arte, ma anche quello che è accaduto a inizio anno, che ha creato un po' di confusione in città con la Napoli Servizi che ha invitato le persone a mettersi in regola, è molto importante, perché chi è già in regola non ha nulla da temere. Chi finora pagava, e non escludo che pagava al camorrista di zona o al politicante che lo proteggeva, non lo farà più perché pagherà al comune, e non butteremo fuori nessuno che si trova in stato di necessità. Questa è un'amministrazione che sa guardare allo stato di necessità, sa avere la tolleranza zero nei confronti dei camorristi, e abbiamo anche completamente cambiato rispetto al passato nell'assegnazione di alloggi popolari, cioè quello che sta accadendo a Ponticelli e a Rione De Gasperi e quello che tra qualche giorno accadrà a Scampia dimostra che noi affidiamo in modo corretto e regolare gli alloggi popolari e non lasceremo mai senza tetto una persona che è in difficoltà. Questo è un modo diverso di amministrare la città, che non entra forse nelle categorie della titolite, però se qualcuno viene ad approfondire si renderà conto e rimarrà a carico di meraviglie.